Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy, y' uguale 1 più 2 radice quadrata di y meno x con y calcolato in 3 uguale a 4. Esercizio tratto da un testo d'esame assegnato alla facoltà di ingegneria, immagino, dell'Università Roma La Sapienza il 4 dicembre del 2002. È un docente che è abbastanza famoso, soprattutto per i file che pubblica nell'home page, su appunto nella sua home page, con tanto materiale riguardante le equazioni differenziali. Allora, vediamo intanto di capire di che tipo di equazioni differenziali stiamo parlando. Ovviamente stiamo parlando delle equazioni differenziali riconducibili a variabili separabili. Quindi si capisce chiaramente come andando a integrare questa y' uguale 1 più 2 radice di y meno x, è evidente che l'ideale è quello, è la, diciamo, la tecnica da attuare è quella di porre y meno x uguale a p uguale a u di x, perché vedete che abbiamo un y' uguale una f di ax più by, come indicato nel video di spiegazione. Quindi in questi casi si va a porre y meno x uguale a una funzione p di x nella sola variabile x. E a questo punto da qui ci andiamo a trovare y, che sarà p più x, semplicemente portando meno x dalla parte destra, e poi ci troviamo anche y' che è p' più la derivata di x, che sappiamo essere 1. In effetti lì sappiamo che ci dovrà venire alla fine un'equazione differenziale a variabile separabile, ovviamente nella variabile dipendente p, ovvero ci verrà un a sinistra al posto di y' ci mettiamo p' più 1 uguale 1 più 2 radice di, al posto di y' ci mettiamo appunto p. Vedete come spesso accade, 1 e 1 se ne vanno, e abbiamo trovato un'equazione differenziale di primo ordine, una variabile separabile autonoma, tra l'altro, cioè nella quale non c'è la variabile indipendente, la variabile x, infatti del tipo p' uguale 2 radici di p, quell'apice magari facciamo un pochino più con l'apice, sempre qualcos'altro. Vedete la nostra equazione differenziale di variabile separabile autonoma, integrandola direi di considerare il 2 come insieme alla radice di p come funzione g di p della sola variabile p. Attenzione, definita quando p, bisogna dirlo, è maggiore o uguale di 0, o 1, come se fosse la nostra f di x, funzione della sola variabile x, è costante, non a caso si parla di equazione autonoma. Quindi avremo che questa è una strada che si può utilizzare, in alternativa se ne può utilizzare anche un'altra. Cosa voglio dire? Voglio dire che le condizioni iniziali ci dicono che la y non vale 4 quando x è 3, e che vuol dire che quando x è 3 e la y è 4, chi è p? Dunque, se al posto di y mettiamo, se al posto di y mettessimo 3, che mettessimo 4 ovviamente, al posto di x mettessimo 3, verrebbe un 4, non 3, 1. Quindi possiamo dire che quando x è 3, p di 3 è 1. Quindi potremmo direttamente, o faccio vedere due modi, visto che comunque l'esercizio è molto semplice, o il modo classico, che è benissimo, la tecnica risolutiva, 1 su 2 radice di p di p, l'integrale pari a, ci segniamo più integrale di x, vi ricordo che l'integrale di 1 su radice di p ha come primitiva 2 radice di p più c, quindi avremo un 2 mezzi, quindi un radice di p è pari a, possiamo mettere direttamente un c più x, visto che comunque qui il c segnato si può anche non mettere, c segnato, guarda, è sempre costante, sempre costante, stiamo parlando. Che sarebbe 1 su radice di p, vi ricordo, ha come primitiva 2 radice di p, ma un mezzo per 2 è 2 mezzi, quindi 1. Da cui si trova che, questo lo utilizzeremo per la risoluzione del nostro, per trovare l'integrale particolare, quindi avremo che p di x elevando al quadrato sarà il quadrato di c più x, no? E quindi l'integrale generale della nostra equazione differenziale del tipo f di ax più by, riconducibile a variabili separabili,
sarà un y meno x uguale a, questo è un quadrato che ho dimenticato per strada, c più x al quadrato, da cui y di x, eccola qua, sarà c e c più x al quadrato più x. Questa è l'integrale generale, ovviamente la famiglia per ogni c appartenente a E. Troviamo lo sto c mettendo al posto di x 3, al posto di p 1. Devi farlo qua, vedete che radice di 1 è uguale a c più 3, ovvero radice di 1 è 1, c è uguale a 1 meno 3, ovvero c uguale a meno 2, e quindi basta metterlo qui. Guardate, l'integrale particolare, ovvero quella curva integrale passante per il punto 3, passante per il punto 3, 1, vale y di x uguale x meno 2 al quadrato più x, che infatti è proprio a questo punto. Vi faccio vedere, visto che comunque il tempo ce lo permette ampiamente, così è corretto. Se avessimo avuto, quindi segniamocelo qua il nostro integrale particolare, quindi la domanda l'esercizio è terminato, y di x vale il quadrato di x meno 2, perché era un c più x, ma c abbiamo calcolato è meno 2 più x, no? Visto che p era proprio un y meno x, e quindi l'x l'ho portato dalla parte destra, l'ho cambiato di segno. Andiamo a utilizzare l'altro metodo, che per esempio questo docente lo utilizza, questo, cioè cosa avrei potuto fare? Arrivato a questo punto, visto che ho scritto che p di 3 è 1, avrei potuto scrivere che l'integrale fra 1 e p di ds fratto 2 alla radice di s è uguale a c, se non volevo utilizzare c, è uguale all'integrale, in quest'altro metodo c non c'è, è uguale all'integrale tra 3 ed x di dt. Vedete? Dobbiamo farlo anche così. Come vorrebbe, no? Il nostro amico di Genova, il nostro amico, senza che si offenda, no? L'esimio docente di Genova, adesso no? Lo potrei anche nominare, però un doppio cognome, no? Sono due, evidentemente, no? Fautori del metodo Orangutan. Ecco qua che si potrebbe fare così tranquillamente, quindi integrale di 1 su 2 radice di s, integrale di 1 su radice di s di s è 2 volte radice di s, 2 mezzi, quindi abbiamo un radice quadrata di s tra 1 e p uguale a t tra 3x, ma questo ovviamente è un x meno 3, quindi otteniamo, vedete, che radice di p meno radice di 1, quindi meno 1, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, è pari a x meno 3. Ovvero radice di p è uguale a, vedete, x è meno 1, lo portiamo a destra e viene un meno 3 più 1 che è meno 2, e da cui p di x, vedete, è uguale a, questo è ancora più veloce, il quadrato di x meno 2. E quindi, mettendo al posto di p di x y meno x, avremo che y meno x è uguale al quadrato di x meno 2, da cui effettivamente y, portando meno x a destra, è pari a x meno 2 al quadrato più x. Y di x pari a x meno 2 al quadrato più x è l'integrale particolare della nostra proposta equazione differenziale riconducibile a variabili separabili.